uno come qui conoscete, cioè per sapere, in grado di Dio, ho visto che nessuno ci sente, ma ci dice un po' che fatto voi. Dunque, ci ha praticato? Non è che ho capito la risposta. Non mi leggi del resto. Allora dunque quindi non ti posso neanche fare una domanda da quanto tempo? È tutta la vita. Molto bene, andiamo avanti. Tu sai che esiste la categoria delle donne e degli uomini. E per ora applauso. Bravo. Bravo. Bravo! Bravo! Esiste la categoria delle donne e degli uomini, bravo! E poi? E di nulla, tutta la città. Dunque, allora è molto semplice. Nella categoria femminile abbiamo tre, dico tre generi femminili. La prima è la suicida, la fecida, la giovane. La seconda è la passionale, la terza, attenzione, l'incontestabile. Ebbene, la frigida chi è? La frigida è la fecida, sarà vero? La frigida è colei. La frigida è colei che quando ti trovi in quella situazione e manca caso, ha capitato la nostra mia gay pure te, e ti è mai capitata la frigida, è colei che quando tu stai esercitando, perché diciamo, l'uomo quando esercita che fa? Perché l'uomo quando esercita si dà, si sparte, si diverte, c'è tanta buonanza. E quando tu trovi la frigida sotto sono lui, perché nel prossimo recitamento la frigida che fa? E dice, ma quella già stai esercitando, la frigida, mentre tu ti stai proprio tirando la frigida, tu le chiedi, ti tirate, stai godendo, e aspetti che le aiuti e dici, no, com'è la frigida? La seconda categoria, la seconda categoria è la passionale. La passionale è colei che quando si trova in quel momento fa in crisi mistica, ha le visioni, vede la luna, vede le ti ricordi, hai infatti a Cristo, hai infatti a strada, ti ricordi, hanno anche la magari fino al palico, però è un palico, dunque